per disegnare un naso possiamo procedere disegnando una sfera più grande e due più piccoline, che ci serviranno per rappresentare le narici e la parte cartilaginea della punta del naso. Una volta accennate le forme basilari, iniziamo a posizionare la linea d'ombra, una volta pensata la posizione della sorgente luminosa, e con un pochino di tratteggio iniziamo a riempire la zona d'ombra, chiaramente tenendo conto di tutte quelle che sono le accortezze legate alla teoria delle ombre, quindi andando a scurire intorno alla linea d'ombra in maniera da lasciare nella parte bassa del naso, la cui superficie è rivolta verso il basso, una zona di riverbero. Chiaramente andremo a rinforzare quelle che sono i bordi del naso e poi andiamo ad intensificare sempre di più l'ombra in maniera da rappresentare meglio la volumetria. E poi andremo ad intensificare l'ombra anche all'interno delle narici, che sono sicuramente la parte più scura del disegno. Una volta terminata la parte delle ombre proprie del naso, andiamo a disegnare l'ombra portata, quindi prima la linea d'ombra, e dovremo tenere conto di quello che è l'anatomia della bocca. Quindi andiamo prima a riempire con un po' di tratteggio o con la tecnica che abbiamo scelto per rappresentare le ombre, ce l'accenniamo e poi piano piano andiamo a scurirla sempre di più. Perché ricordiamo che l'ombra portata è un'ombra più scura dell'ombra propria, proprio a causa del fenomeno del riverbero. Con un pochino di gomma pane ci possiamo aiutare per alleggerire l'ombra in alcuni punti e mettere in evidenza alcuni volumi dell'anatomia. Man mano che scuriamo le ombre ci renderemo conto laddove sarà necessario rinforzarle in maniera tale che i volumi escano maggiormente fuori dal foglio. E in questa maniera, in pochi passaggi, riusciamo a rappresentare un naso realistico.